Terminato il Cauquenes Camp, un bilancio di quello che è stata questa settimana con il campione lituano. Sono molto contento perché devo dire che è stata una bellissima esperienza. Quando con Rimas le prime volte abbiamo parlato del camp, ovviamente c'era grande attesa, c'era anche grande curiosità di come sarebbe potuto essere questa prima edizione del camp. Devo dire che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è stata un'edizione estremamente riuscita. I ragazzi hanno lavorato duro, intensamente, sono arrivati in fondo alla settimana stanchi, ma questo era l'obiettivo, cioè farli lavorare tanto sui fondamentali. Devo dire che credo sia stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista tecnico ma anche umano e personale, perché avere la possibilità di trascorrere dei giorni interi con un campione del calibro di Rimas Kaukenas è davvero qualcosa di molto importante. Ci tengo a fare un ringraziamento speciale appunto a tutti i ragazzi che si sono impegnati tanto e sono stati bravi in campo ma anche fuori con un comportamento sempre ottimale. Un ringraziamento particolare anche al nostro staff. I camp sono impegnativi perché c'è da stare con i ragazzi dalla mattina alle 9 fino alle 18 del pomeriggio. Loro ci sono stati sempre veramente sul pezzo, quindi un grande complimento e per concludere un grande ringraziamento a Rimas, perché anche per me che lo conosco da tanto tempo, da tanti anni, rivederlo a Siena in questo campo, avere la possibilità di trascorrere un bel po' di tempo con lui, parlare di tante cose è stato molto bello e come dico sempre, un'occasione per imparare, perché quando hai a che fare con questi personaggi impari sempre. Una settimana ricca di sport ma anche ricca di emozioni. Abbiamo visto al palazzetto tanti tifosi, abbiamo visto molte associazioni venire qui. Cos'è stato avere Rimas oltre il basket? Tanto, ha significato veramente tanto e davvero è stato bellissimo anche proprio per questo, non solo perché l'utile del ricavato del camp sarà devoluto all'associazione Rimantas Kaukenas Charity Foundation, che appunto aiuta e dà supporto ai bambini ammalati di tumore o comunque ammalati di malattie molto gravi in Lituania, ma anche perché abbiamo avuto la possibilità di fare una cena di beneficenza per supportare l'associazione di Rimas, ma anche per supportare un altro progetto molto importante, Costa to Costa, seguito in particolare da Filippo Amari, che ha come obiettivo quello di portare un po' di pallacanestro in Costa d'Avorio. Abbiamo dato la possibilità a un'associazione veramente molto importante nel territorio senese, come quella dei clown di Corsia, di fare visita ai ragazzi, di spiegare quello che fanno. Quindi c'è stato veramente tanto dentro a questa settimana. Tra l'altro abbiamo avuto anche tanti allenatori importanti. Ringrazio Andrea Fabrizi, ringrazio Marica Di Benedetto, la psicologa dello sport che ci ha dato un bel contributo, ringrazio Federico Campanella, Michele Catalani. Insomma, è stata una settimana piena, intensa, siamo stanchi ma contenti. E ovviamente con Cauquenes si parla di passato, adesso però è il momento di parlare di futuro e della Mensana stagione 2021-2022. Sì, io la maglia a lui l'ho consegnata perché insomma, poi non si venga a dire che comunque il direttore della sezione non ha provato a riportare a Siena Rimas Kaukenas, a parte le battute ovviamente. Sì, questa era una settimana dove ci siamo concentrati sul camp, ma la nostra attenzione è sempre rivolta a quello che sarà la stagione 2021-22. Purtroppo continuiamo a vivere in una situazione di grande incognita per quello che concerne la situazione sanitaria. Dovremo capire cosa sarà necessario fare, Green Pass per allenarsi, per giocare, tamponi, insomma, siamo in divenire come lo eravamo l'anno scorso, ma purtroppo questo è quello che in questo momento sta capitando un po' a tutti, quindi dobbiamo sopportarlo. Per quello che riguarda il settore giovanile ci fermiamo un attimo adesso con gli allenamenti che invece per questa settimana sono andati avanti e faremo riposare un po' anche il nostro staff, ripartiremo comunque fra fine agosto e primi di settembre. Per quanto riguarda invece la prima squadra, chi ha bisogno di fare un po' di lavoro continuerà a farlo. Nei prossimi giorni cominceremo anche a rendere noti un po' di nomi che andranno a comporre la prossima squadra della prossima stagione, anche se insomma un po' di nomi sono già usciti. La squadra è quasi completa, manca veramente poco per chiuderla definitivamente. Siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto. L'idea è quella di provare a fare un campionato di C-Silver ambizioso, provando a migliorare quello che è stato il risultato dello scorso anno, e quindi comunque sia di provare a fare i playoff. Vediamo se il campo darà conferma di quello che noi vorremmo sulla carta costruire in questa estate. Ultima domanda, hanno scorso un grande seguito non a
al palazzetto, ma virtuale, vicino alla squadra. Quest'anno speriamo di riavere tifosi al Palaestra. Qual è la speranza e un messaggio che vuole mandare a tutti loro? Ci sono mancati tanto quest'anno i tifosi al Palasport, ma abbiamo sentito la loro vicinanza per quello che hanno fatto sia attraverso la piattaforma Starplane, ma anche per quello che sempre ci fanno sentire attraverso i social o venendo al palazzetto a salutarci. Quindi è chiaro che la speranza e l'augurio è quello di poter giocare partite, se non a porte completamente aperte, a porte quantomeno semichiuse, nel senso che ci sia almeno la possibilità di avere qualcuno al palazzetto. Sarebbe importante per loro, per i tifosi, ma sarebbe importante anche per noi. Inizio.